Buongiorno dall'aeroporto di Alghero, vediamo quali sono i temi principali della giornata di oggi. Vabbè, il tema fondamentale resta lo ius soli, cioè l'ipotesi del governo di aprire la cittadinanza italiana anche ai minorenni a certe condizioni. La prima è che siano figli di genitori che abbiano un permesso di soggiorno, almeno uno, e che siano stati educati in Italia. Il secondo è che ci sia lo ius culturae, cioè che dimostrino di essere italiani anche dopo i 12 anni, quindi arrivati in Italia anche dopo. La critica, ce ne sono varie di confronti di critiche, quelle oggi più circostanziata secondo me sembra quella di Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che però non ha il coraggio di criticare lo ius soli in maniera dritta, diretta, anzi deve criticare lo ius soli, però deve soprattutto criticare quelli che criticano lo ius soli. È una cosa straordinaria, quindi critica lo ius soli, ma critica di più i beceri che criticano lo ius soli. La differenza tra Galli della Loggia e chi critica lo ius soli è che semplicemente Galli della Loggia critica lo ius soli, e fa bene a criticarlo stando all'interno dell'università, il 90% di quelli che lo criticano è che non gliene fotte assolutamente niente nei paesi dello ius soli. Il tema fondamentale non è lo ius soli in questo momento, e quindi professore forse di questo se ne rende conto. Due sono le critiche che fa Galli della Loggia allo ius soli. La prima critica riguarda il fatto che c'è un eccessivo automatismo, cioè che sembra che la cittadinanza uno non se la conquisti. Benvenuto professore Galli della Loggia, è quello che dicono esattamente tutti quanti i critici dello ius soli, cioè che bisogna meritarselo il fatto di diventare italiani o no. La seconda critica è molto più intellettualistica e dice non ci vuole la doppia cittadinanza, in realtà chi accetta di diventare italiano deve decidere se rimanere italiano è anche marocchino, congolese o quello che è assurdo non avere questa doppia cittadinanza. Io non so se questo sia assurdo o meno, però penso che il principio sia esattamente quello che dicono i critici dello ius soli, cioè non facciamo della cittadinanza italiana un regalo. Oggi l'intervista straordinaria è quella al governatore del Veneto, Zaia, che dice possibile che ci considerate dei brutti razzisti soltanto se diciamo una cosa banale, e cioè esattamente poi lui non lo sapeva le cose che dice Galli della Loggia. Vi leggete Zaia e capite come sia una posizione molto ragionevole e tanto diffusa, che secondo voi perché Beppe Grillo ha obbligato i suoi sinistri rappresentanti in Parlamento di votare contro lo ius soli, cioè astenersi il Movimento 5 Stelle? Perché il 90% delle persone pensa che questo ius soli sia una minchiata, non sia il tema di oggi. Come spiega bene oggi Bhakti Allam sul Foglio. Grillo quindi dice ai suoi di astenersi. La cosa più bella la fa Bracalini sul Giornale. Ieri Repubblica ha preso 6-7 bambini in maniera lacrimevole, 6-7 bambini stranieri, gli ha detto vi rendete conto, siete in Italia, ti fate per l'Inter, volete fare quest'altro, ma non avete la cittadinanza italiana, cosa peraltro falsa, perché a 18 anni l'avrebbero, lì sì, bisogna lavorare su renderla più semplice. Dice Bracalini, ma scusatemi, l'ordine giornalisti che ci fa due palle così sulla deontologia eccetera, quando si tratta di temi di sinistra che piacciono alla sinistra, i bambini possono essere impunemente usati senza le pecette sugli occhi, possono essere sfruttati contro ogni carta di Treviso e tutte quelle robe lì. Leggetevi il pezzo di Bracalini e vi fa capire che cacchio sono i giornalisti italiani. E mi riferisco al fatto che Facci è sospeso per aver rivendicato l'odio all'Islam, io questa battaglia non la mollo, viene sospeso dall'ordine dei giornalisti per 2 mesi, questi cazzoni lo sospendono per 2 mesi e tutti i giornali italiani, oggi c'è solo Il Tempo che se lo ricorda e fa bene Il Tempo e anche i soliti giornali nostri del centro-destra, tutti se lo dimenticano perché Facci non conta nulla. Se al posto di Facci fosse stato sospeso Merlo, Gramellini, o fosse stato sospeso Serra, o fossero stati sospesi quelli che portavano prove inesistenti su Berlusconi o su Renzi, oggi che cosa ci sarebbe stato in piazza? Su tutti i giornali che cosa ci sarebbe stato? Beh, quello che è successo quando io esprimevo queste mie perplessità a un amico, mi ha detto guarda che non hai capito, sui giornali non parlano di Facci esattamente per il motivo per il quale l'hanno sospeso, fanno parte dello stesso giro e delle stesse cagate è l'amministratore delegato della Consip, il più grande stazione d'appalto italiana, che oggi viene dimissionato dal governo e anche dai suoi consigli di amministrazione, esattamente come Campo dell'Orto dalla RAI, solo che Campo dell'Orto si è dimesso e Marroni non si vuole dimettere dalla Consip, dice giustamente Travaglio oggi. Beh, c'è una differenza però, che Marroni ha denunciato Lotti e Lotti è indagato, mentre Marroni è amministratore delegato della Consip, è un testimone. Strano che il testimone si debba dimettere e non l'indagato. Questa è la posizione di Travaglio sul suo fondo. La posizione mia è che Renzi è stato una pippa nel nominare i vertici degli amichetti suoi. Campo dell'Orto è stato un disastro economico e politico per la RAI, politico editoriale, e questo Marroni mi sembra che ne abbia combinata una più dell'altra. Intervista a Marcucci oggi, era un liberale diventato un PD,
Dino oggi dice: non è una vendetta. Ma come non è una vendetta? Fate fuori Marcucci che ha denunciato il vostro ministro Lotti e questa non la consideri una vendetta. Se a proposito di giornalismo e giornale, va bene? A proposito di giornalismo e giornali, oggi vi leggo il titolo di Repubblica: in fila per ascoltare Romano Prodi, la rockstar del centro-sinistra. La rockstar, Romano, la rockstar. Allora, se il giornale avesse scritto di Berlusconi, non so, il bello del centrodestra, il playboy del centrodestra, l'innocente del centrodestra, ci avesse fatto un culo così. Mentre Repubblica gli dicono la rockstar e non ci viene da ridere, la rockstar. Vabbè. Insomma, io devo dire la verità, poi su Prodi, se volete divertirvi, la verità oggi fa tutte le connessioni, tutti i poteri che ancora riesce ad avere. Due ultime notizie, perché dall'aeroporto del Ghero mi sembra che il check-in è stato più veloce del dovuto. Bocciato lo studente che vendeva i panini, complimenti a tutto il corpo docente di quella scuola che gli aveva dato 6 condotta perché vendeva le merendine a scuola, creando secondo me uno scompiglio mentale, un ragazzo normale che vendeva le merendine, considerando una specie di delinquente perché vendeva le merendine, bocciato. Io sto e sempre starò con il bambino che per me è la vera rockstar, il bambino che da solo, figlio di due operai di Mirafiori, vuole farsi 2 lire e vendere merendine a scuola. E l'ultima, come vi ho detto, è Facci. Oggi vi segnalo il bel pezzo dell'assessore alla cultura di Milano Del Corno su Libero, che dice: non condivido quello che dice Facci sull'Islam, ma sto con lui e trovo incredibile che venga sospeso dall'ordine dei giornalisti. Non ne parla nessuno di questa cosa, ma sospendere un giornalista italiano perché ha scritto che vuole rivendicare l'odio nei confronti di chi ci odia, e soprattutto la motivazione, cioè nelle prime 5 righe della motivazione, mi viene veramente una rabbia che il sangue al cervello, in cui si dice, come tutti i razzisti, la sua difesa è dire che non è razzista, cioè questo è l'inizio dell'accusa e della sentenza contro Facci, mi sembra di stare nel peggiore dei mondi possibili. Affidare a questi la nostra libertà di stampa e di parole, l'articolo 21 di cui ci avete fatto due palle così, voi democratici e progressisti, ora state zitti, è una cosa che mi indigna e dovrebbe indignare tutti voi. Non molliamo, ma non per farci, ma non molliamo questa storia soltanto a Libero, Giornale, Tempo e Verità. È una storia che riguarda tutti quanti noi. Certo, quando a sinistra sono a essere colpiti, ovviamente apriti cielo. Ciao.